Sindaco, a proposito di questo, rispetto al tema del possibile commissariamento dell'ASL Napoli 1, lei cosa pensa? Guardi, a me risulta che il lavoro fatto dalla commissione d'accesso è finita molto tempo fa, almeno 3 mesi fa. La pratica si trova al Ministero dell'Interno. Io come sindaco di Napoli ho il diritto di sapere tempestivamente, non certo a dicembre e magari a campagna elettorale conclusa, ma adesso, tra qualche giorno, perché non è il maxi processo a Cosa Nostra, di sapere chi sta gestendo decine e decine e decine e decine di milioni di euro, con poteri assolutamente speciali, tutti poteri commissariali, di cui noi non sappiamo nulla, non siamo stati mai chiamati, mai compulsati su nessuna scelta nell'età, non sappiamo. Siccome l'ASL Napoli 1 è l'ASL di Napoli, dove ci sono tanti dipendenti che sono persone non per bene, di più, perché io voglio ringraziare dipendenti, donne e uomini dell'ASL, che anche con numeri ridotti hanno fatto un lavoro incredibile in queste settimane, in questi mesi, però vorremmo sapere se queste risultanze, che mi risultano essere molto serie, sui motivi che possono portare a uno scioglimento per infiltrazione della camorra nella principale azienda sanitaria del Mezzogiorno, una delle più grandi d'Europa, siano fondate o non fondate, cioè non possiamo stare altre settimane con questo sospetto. A questo aggiungiamo che le inchieste giudiziarie, i processi che coinvolgono persone che hanno ruoli apicali in questo momento su queste vicende, e per ragioni di garbo voglio evitare di fare i nomi perché non mi sembra carino, ma sono tanti, e in questo momento io mi aspetterei più trasparenza da questo punto di vista, cominciare a parlare un po' della sanità e non fuorviare e ritenere che il problema della sanità in questo momento, quando tutte le persone girano ormai per l'Italia dove si sta riprendendo, il problema viene quello di fermare la legittimità dell'operato dei sindaci perché vogliono far vivere la città e coniugando diritto alla salute con gli altri diritti, e non invece occuparsi di questi temi. Cioè, è qua che vorremmo avere risposte. Quindi io sono convinto, conosco la sensibilità, la trasparenza e la correttezza del Ministro Lamorgese e del Ministero dell'Interno, che la città di Napoli sappia nel più breve tempo possibile se insomma possiamo stare tranquilli. Io tranquillo personalmente non sono, perché già sto vedendo dove sono andati alcuni denari, come sono stati spesi, che opere pubbliche sono state aperte, chi si sta muovendo, con che procedure, con che modalità. Sinceramente sono molto preoccupato. Ecco, in questo caso sono davvero molto preoccupato. È qui che vorremmo avere trasparenza e ordinanze che mettano chiarezza, si rimettono a posto i compiti, la Regione si occupasse della sanità e lo faccia in condizioni di trasparenza e dia conto ai cittadini campani, ai sindaci, in particolare il sindaco di Napoli, che sull'ASL Napoli 1 ha anche un dovere di vigilanza. Fateci capire, e quindi il Ministero dell'Interno, non certo si può aspettare dicembre per avere contezza di tutto questo.